A me Monchi, quando non si fa sgamare dai giornalisti e riesce a portare a casa sto tipo di giocatori così nel sotterfugio, me fa eccitare come una cagna in calore. Ciao ragazzi, bella a tutti da Gaddetto, bella a tutti dal Gabbone. Siamo tornati con questo nuovo video appunto perché la Roma ha ufficializzato un giocatore come Cengiz Under. Voi direte, ma chi cazzo è? Non vi permettete. Cengiz Under è un giocatore di cui io avevo già sentito parlare, viene paragonato a Dybala e l'ho scoperto così sui social perché praticamente ha la stessa e identica faccia. Non è che ha la stessa e identica faccia, sono abbastanza simili di viso. E spero che lo siano anche a livello del gioco, perché appunto vengono paragonati per quello e non per la faccia. Ma appunto, come stavo dicendo, la Roma riesce a strapparlo alla concorrenza del Manchester City, che proprio ieri, ragazzi, ha provato l'ultimo affondo, ma non c'è riuscita perché Monchi è arrivato prima e se lo è accaparrato. Acquistato per la cifra abbastanza, insomma, importante di 13 milioni di euro bonus compresi, il calciatore percepirà 1,5 milioni di euro all'anno a salire per le prossime 5 stagioni. Che tipo di giocatore è Cengiz Under? Ma soprattutto ricordiamo che Cengiz Under ha giocato nel Başakşehir, che lo scorso anno in Superliga Turca è arrivato secondo in classifica a soli 4 punti di distanza dal Beşiktaş campione. Ha totalizzato, se non sbaglio, 43-45 presenze, ha fatto 9 gol e 7 assist, quindi insomma, ragazzi, un rullino di marcia particolarmente importante per un ventenne, perché il 14 luglio compirà 20 anni, che appunto ha giocato titolare seppur in un campionato turco, ma secondo me, insomma, le prospettive del giocatore ci sono e come. Come stavo dicendo, ragazzi, è un esterno sinistro che però può ricoprire più ruoli, perché può fare anche il trequartista, può fare l'esterno a destra, lo può fare sia avanzato e sia a centrocampo, quindi insomma molto duttile a livello tattico, può essere spostato all'occorrenza dove ci fa comodo. Ma non solo a livello dei club, perché in nazionale ha già, in nazionale maggiore, nazionale turca maggiore, ha totalizzato 4 presenze e ben 2 reti. Per un ventenne, anzi per un 19enne, perché 20 anni ancora non l'ha fatti, è veramente niente male. La domanda però adesso sorge spontanea: Cengiz Under sarà l'erede di Salah o verrà acquistato anche De Vrij? Perché la Roma sembra non mollare il giocatore, quindi Cengiz Under in teoria dovrebbe essere una riserva nel caso in cui arrivasse De Vrij. Staremo a vedere, ragazzi, ma una cosa è certa, che la qualità di Cengiz Under è indiscutibile. Ma quali sono le capacità tecniche del giocatore? Secondo me sono veramente molto importanti, perché ha ottime capacità di dribbling, una velocità niente male, ma soprattutto una bella botta da fuori di sinistro, ma non dimentichiamoci che tira anche indifferentemente con il destro, quindi un giocatore ambidestro che, come ripeto, ci tornerà utile in molti settori del campo. È ovvio, ragazzi, che è una scommessa ed è ovvio che a Roma purtroppo con i giocatori turchi non è che c'ha molta fortuna. L'ultimo che mi ricordo io era Saliucan, che l'abbiamo rimandato via, rispedito al mittente perché è stato abbastanza flop. Però prima o poi magari ci dice bene e troviamo quel giocatore che ci possa far fare un bel salto di qualità. Guardando le skills su YouTube, sinceramente sono rimasto abbastanza impressionato, ma è ovvio che su YouTube the skills ci mettono quelle migliori che ha fatto il giocatore, quindi le partite della vita e tutto quanto. Gli errori che fa non ce li mettono di certo. Però a me fa ben sperare, perché mi sembra veramente un prospetto importantissimo per il nostro futuro, ma voglio sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto se tifate Roma, di questo buon acquisto che abbiamo fatto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ragazzi, c'è un video tra virgolette sfogo che pubblicherò molto probabilmente oggi pomeriggio, ma voglio almeno 2000 like su questo video. Non vi anticipo di che cosa si, anzi, ve l'anticipo, si tratta di Roma e nel particolare di una situazione che sinceramente sta in stallo e a me non sta più bene. Ne ho parlato con mio fratello, ovviamente mio fratello c'ha tutt'altro parere a riguardo. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ci vediamo quindi più tardi con un nuovo video e il Gabbone vi saluta. Bella a tutti, regà!